Ragazzi, benvenuti e bentornati su The Sex Human Revolution. Allora, abbiamo un po' di cose da fare perché qui c'erano delle mail interessanti. Allora, abbiamo tutti i codici che ci servono perché ce li siamo, perché il gioco ce li ha salvati. Dobbiamo andare nell'ufficio 35 e indagare su questa, come si chiama? Heather Stichner. Già aperto, tra l'altro. Indaghiamo. Tra l'altro sì, di fuori ci sono le rivolte, ragazzi, come abbiamo potuto vedere nello scorso episodio. Un ebook che abbiamo già letto. Cuore d'acciaio, se non sbaglio. Sì. Trova oggi l'amore della tua vita. Trova la tua anima gemella. Acquista un mese, ottieni 2 mesi gratis. Oltre a... Adesso mi dà con l'occasione di tutti i benefici di Love for Life. Scrivi subito, ok. Situazione intollerabile. Heather, devi parlare con David. Il nuovo laboratorio è orrendo. Non so quanto paghi di affitto, ma le spese di manutenzione sono letteralmente buttate nel cesso. L'aria condizionata continua a rompersi e nessuno sembra essere capace di ripararla. E non hanno ancora sistemato la serratura della porta sul retro dopo due settimane. Basta toccare la maniglia della porta per far scattare l'allarme. Qui non riusciamo neanche a pensare. Devi fare qualcosa, Heather, prima che qualcuno perda la pazienza davvero. Non mi sembra comunque che nel suo ufficio ci siano tracce di neuropozzina o simili. O nel casino di fuori, ragazzi. Ci sono dei chip di credito che ci prendiamo, naturalmente. Però, nell'email c'era pure qualcun altro che si era lamentato e ci aveva lasciato altri codici. Jerry Mather. Jerry Mather. Andiamo nell'ufficio di Jerry Mather. Non so quale sia, però. Tincarella, già ci siamo andati. Peter Stenbruger. Ammesso che sia in questo piano. Carl Lopez. Denzel Mitchell. Che abbiamo già controllato, sì. Sì. Proviamo ad andare di sotto. Vediamo se l'ufficio suo è di sotto. Certo che comunque come codice di sicurezza 0123. Cioè, sei veramente un demente. L'ho detto anche Pritchard di non usare codici così semplici, se non sbaglio. Mi sembra l'avessi detto. Bella Cook. Però vabbè, l'ufficio di Pritchard. Farida Malik. Ah, c'è l'ufficio di Farida. Jerry Mather. Ecco, è lui. Allora, vediamo un po'. Chip di credito. Un computer. E il resto non c'è nulla. Bene. Sposto argente richiesta. Che signore risponde. Vabbè. Email di scam. Comunque non mi sembra ci sia niente di interessante in questi uffici. Proseguiamo con la quest principale, va? Andiamo a parlare con David. Sarif? David è uscito un attimo, signor Jensen. Ma entri, prego. Speravo proprio di incontrarla. Darrow, sono sorpreso che tu sappia chi sono. David parla benissimo di lei. Dice che quando servono le abilità di un detective, non c'è nessuno che sia al suo livello. Ha già trovato i suoi scienziati? Cos'altro ti ha detto, David? Nel corso degli anni, molte cose. Ma oggi sono qui come amico e come collega scienziato. La situazione sta degenerando rapidamente, non trova? Tante persone assetate di violenza, l'ONU che viene spinta a intervenire. E tutto a causa della tecnologia che io ho creato. Sono cambiate parecchie cose da allora. Già, infatti.
E ora il mio vecchio amico David vuole che guidi tutti alla Terra Promessa. Mi ha chiesto di invitare alcuni membri dell'ONU a Pangea, per convincerli che non abbiamo bisogno di limitazioni. Il progetto di geoingegneristica nell'Artico. Quell'installazione non sarebbe stata possibile senza operai potenziati. E quando sarà completa, il mio buchetto nell'oceano fermerà il riscaldamento globale. Una splendida operazione d'immagine, non trova? Se funziona. Vuol dire, se non ci uccide tutti quanti. Adam, sei tornato. Posso parlarti un attimo qui fuori? Raggiungi l'eliporto, figliolo. Devi tornare subito a Engsha. Frank ha rintracciato uno dei GPS. Soltanto uno? Quale? Sevchenko. Però, Adam, abbiamo chiesto un favore alla difesa. Quindi, i cospiratori sanno che sto arrivando? Ma che ci fa Yugdarro qui? Tu sei Adam Jensen, vero? Il capo della sicurezza. I tuoi uomini sono stati in gamba, hanno protetto l'edificio quando è scoppiata la rivolta. Non c'è la segretaria, tra l'altro. Approfittiamone. Che cazzo? Accesso consentito. Mio Dio. Regalo del signor Sarif. Gentile signora Margolis. Ha perso molto il sostegno del signor Sarif. Vi assicuro che farò il mio meglio per spiegare al paziente. Ah, ok, questa sì, già l'amuletto. Va bene, come richiesto, ecco il rapporto settimanale sul progetto direttamente dai laboratori temporanei. Puoi dire a David che ci stiamo spaccando la schiena, ma più di così non si può fare. Il detto, la necessità non conosce altra legge che la conquista, vale soltanto sulla carta. Typhoon completamento avvio produzione, squadra di ricerca riassegnata al progetto Basilisk. 2 settimane di ritardo, possibilità di tornare alla difesa per estensione di finanziamento. LPNG Tiger, partecipata al terzo trimestre 2028, per fortuna O'Neill aveva altre priorità. Omnivision 2. Buoni progressi, ma possibile fallimento durante il test di applicabilità. Essendo un progetto interno, è possibile spostarlo al prossimo trimestre. Cosmatech D. Controlli della fase 1 superati. Yeah. Necessità di riesaminare contratto e tempistiche prima di definire i prossimi passaggi. Non passarmi mai più quel pezzo di idiota, Atene. Non mi importa quanti soldi abbia o quanto influente sia la sua compagnia. Non voglio avere niente a che fare con lui né con l'organizzazione che rappresenta. È da anni che cerco di mantenere questa compagnia indipendente e lontana da questi traffici. Non intendo cedere proprio adesso. Qualcuno della Tai Young Medical, per caso? Dato che tentavano di acquistare l'azienda. Allora, andiamo all'eliporto. Si ritorna a Engsha, quindi, in Cina. Perché quindi un segnale del GPS è stato rilevato lì. Lo scienziato Sevchenko. Solo che sanno quindi che sto arrivando. E è stato un po' inquietante sentire Yugdarro parlare del progetto Pangea come se fosse, no, una scommessa, come se potesse anche finire male. Vediamo. Si torna in Cina, quindi. Quindi altre possibili queste secondarie da trovare? Il boss ha detto che torniamo a Engsha, giusto? Richard ha rintracciato il GPS di Sevchenko. Se lui è vivo, possiamo sperare che anche gli altri della squadra lo siano. Non ti facevo così ottimista, Jensen. Direi che non possiamo fare altro che sperare. Va bene, d'accordo. Allora siamo pronti? Questo è il momento giusto. Andiamo. Salta su, allora.
brutta male, spione. Spione? Il controllo del traffico di Ensha ci ha tolto i permessi. Ci mandano verso un'altra zona della città. Non mi piace. Immagino che tu non possa ignorarmi. Sì, certo. Ignorare la Cina. Devo obbedire. Bravo, ecco 008. Mi dirigo alle coordinate assegnate. Abbiamo un Sam attaccato al culo. Jensen, tutti i sistemi andati. Tieniti forte, ne avrai bisogno. Salta, Jensen! Malik, abbiamo compagnia. Lo so, ma ho subito dei danni. Devo ripararli prima di ripartire. Ti copro io. Negativo! Tu devi allontanarti da qui e trovare il dottor Savchenko. Io me la caverò. Ma sarai un bersaglio facile. Forse sì, forse no. Ma è la tua occasione per allontanarti di nascosto, lo sai anche tu. Forza, Jensen, vattene da qui. Ma davvero dobbiamo lasciarla qua così, quindi? Beh, io non voglio uccidere nessuno, quindi... mi sa proprio di sì. Dobbiamo cercare di andarcene. Senza farci vedere. Ehi, Jensen. Alex, sei ferita? Sono un graffio, spione. Però temo che... ora dovrei cavartela da solo. Farida. Togli il culo da parte mia. Ragazzi, è morta. Tutto a posto. Dannato codardo. Spero che ci riprovi. Che cosa ci fai? Porco Giuda, basta. Quindi non si può salvare lei. Merda. Ma no, ragazzi. Malik, abbiamo compagnia. Lo so, ma ho subito dei danni. Morta Devo Malik. Ripararli prima di ripartire. Ti copro io. Dopo ne parliamo, ragazzi, la morte di Malik. Anche se, appunto, c'è poco da dire. Perché rimangono ostili? Prima diventavano allertati, no? Per poterla fare stealth. Oh, siamo praticamente arrivati all'obiettivo, quindi dobbiamo semplicemente fare attenzione. Cristo santo. Nessuno. Ancora niente. Merda. Fottiti. Così lento? Jensen, ho controllato le comunicazioni nella zona di Ensha. La Bell Tower ti sta cercando, con cura. Quei bastardi ci hanno teso un'imboscata, Pritchard. Malik non ce l'ha fatta. Oddio. So che probabilmente tu vorrai vendicarti. Ma se ti vedono, se ti riconoscono, meglio stare il più lontano possibile. Ah, merda. Qui c'è qualcosa? Tanto non ci si può andare. Ci hanno mandato praticamente a fare una missione suicida, molto probabilmente. O forse semplicemente appunto una trappola, il segnale di Shevchenko. Una volta utilizzato questa porta non potrei più tornare indietro. Cosa dovrei fare qui?
Che cazzo? Che succede? Ah, ma quindi... Quindi non succede soltanto a me. Immagino che lo abbia avvertito anche tu, vero? Tutti coloro che hanno degli innesti hanno sperimentato degli strani sintomi. Che sta succedendo, quindi? Per favore, tu! Sai che cosa sta succedendo? No, lo vorrei sapere. Quindi loro, se ci vedono, sono cazzi. Merda. Quindi niente secondario, a quanto pare. Scusi, prendo un po' di cose e me ne vado. Grazie. Anche da te. C'è nient'altro. Posto. Jensen? Jensen, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto a tutti i pazienti con innesti di presentarsi alla LIMB. Pare ci sia un problema con i biochip. Che siano i disturbi che ho riscontrato? Li abbiamo avuti tutti. Finora non sono riuscito a capire perché. Ti stai dirigendo verso una clinica? Sto conducendo degli altri test. Ma dato che non posso fare lo stesso su di te e che non sappiamo quando tornerai, forse è meglio non aspettare. Vedi tu. Un nuovo biochip presso una clinica LIMB. Andiamo alla clinica LIMB. Anche se tutto ciò è strano. Madonna, la fila che c'è! Madonna mia, per questo mi sembra così strano. Sta succedendo a tutti. Lei qui per richiamo? C'è problema con interfaccia periferica neurale. Noi sistemiamo con chip potenziato. Volere sì? Sì, mi chiamo Jensen. Io dire a reparto chirurgia. Comprare altro? Abbiamo i soldi? No. Potremmo prendere questi. Sono pronto. Quindi cosa è cambiato esattamente? Immagino niente. A parte che abbiamo due punti praxis da dover spendere. Perché non mi ha salvato quello che avevo comprato questo? Vabbè. Ok, così abbiamo questo, l'abbiamo completato. Servire software praxis? Neuropozina? Altro? Guardare computer. Tornare. Boh, strano. Strano. Un attimo, ma non sei uno spazzino. Abbiamo avuto dei problemi. Ti erano messi a rubare nelle cliniche lì. Vabbè. Ho paura di aver fatto un po' una cazzata. Forse non dovevo prendere il nuovo chip. Forse è tutto un gomblot. Chi lo sa, vedremo. Vedremo, però noi non possiamo farci vedere dalla... da loro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato missing. Qui stiamo andando verso live. Credo che abbiano chiuso la strada qua. Aha, si può passare però, eh? Con il salto. Qui c'è un condotto. Che porta cosa? Ma niente, perché è bloccato. C'è un po' di gente. Immagino però. Immagino che la Darsa Life abbia una sua idea sulla questione.
Credi che siano disposti a perdere tutto il denaro delle vendite di neuropozina? Non penso proprio. Non possono essere così influenti, non se l'ONU nel suo insieme vota per applicare delle restrizioni. Le compagnie delle biotecnologie saranno sulle spine. TYM, Isolei, rischiano di perdere milioni. Zhao Yunru non aveva un'aria preoccupata nell'intervista. Sembrava quasi contenta dell'arrivo delle restrizioni. Già, probabilmente perché ha già stretto qualche accordo sotto banco. Funzionano così le cose con le corporazioni, sai? Live è inaccessibile, ci sono troppe guardie. Io ancora non ho capito dov'è che dobbiamo andare. Dobbiamo cambiare quartiere? Non credo. E invece sì. Signor Jensen, sono Hugh Darrow. Chiedo scusa per l'intrusione, ma David mi ha messo a disposizione i suoi servigi e la sua discrezione. Ho bisogno di aiuto. Sto ascoltando. Un mio contatto, Meng Yao, è a Engsha, pronta a fornirle informazioni. Ora le invierò le sue coordinate. Quanto è il contatto di Hugh Darrow? Ok. Procediamo da sopra, perché sotto ci sono un po' di guardie che dobbiamo evitare. Credo che sia un vicolo cieco. Dobbiamo salire da quest'altra parte. Mamma mia. No. Sto cercando di capire come cazzo arrivarci. Allora. No. Ok, da qua. Speriamo che sia in gamba come dicono. Tu sei Jensen, giusto? Grazie per essere venuto. Io sono Meng Yao, collaboratrice del signor Darrow. Sono a capo di una delle sue divisioni qui a Engsha. Mi hanno parlato molto bene di te. Davvero? Il tuo capo ti ha descritto come una risorsa fondamentale. A quanto pare sei estremamente efficiente e raggiungi sempre l'obiettivo. Un uomo come te sarà prezioso in questa operazione. Allora speriamo che la sua fiducia sia ben riposta. Oh, sono sicura che lo è. Il signor Darrow non concede facilmente la sua fiducia. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per fermare un gruppo di terroristi che minaccia il progetto Pancea. Non sarà facile. Ti senti all'altezza dell'incarico? Ok, vi aiuterò. Ottimo. Ecco la situazione. Abbiamo scoperto che questi terroristi sono in possesso di informazioni estremamente riservate su Pancea. Siamo riusciti a venderle a uno dei nostri agenti, un uomo di nome Lo Fei. L'incontro dovrebbe tenersi vicino alle unità di Alice Garden, nel quartiere di Daigong. E io dovrò mandare all'aria questo incontro. A dire il vero, non ci sarà alcun incontro. Manderemo soltanto te sul posto per garantire la sicurezza del signor Fei. I terroristi non se lo aspetteranno e avranno con loro le informazioni su un chip dati. Dovrai neutralizzarli tutti e recuperare il chip che mi dovrai portare. Non capisco. Se Fei ha organizzato l'incontro, perché devo intervenire anch'io? Perché non ci pensa lui o qualche altro vostro agente a sistemare i venditori e prendere il chip? Perché il signor Darrow vuole essere assolutamente certo che non ci saranno vittime. Non giocheremo secondo le loro regole. Vogliamo che siano arrestati, interrogati, processati e condannati. Per avere successo dovrai muoverti in silenzio, senza commettere errori. Ecco perché ci serve un uomo con le tue capacità. C'è altro che dovrei sapere. I terroristi si aspettano di vedere arrivare il signor Fei, da solo. Se ti vedranno, apriranno immediatamente il fuoco. E immagino tu capisca che questo complicherebbe le cose. Sai che novità. Ok, andiamo a fare questa secondaria, allora. Come al solito, ragazzi, diamo priorità alle secondarie e poi andiamo a fare la quest principale. E ci conviene muoverci tra i tetti perché almeno evitiamo le guardie. Già dobbiamo cambiare quartiere, sapete? Ho questo presentimento. Sì, mi sa proprio di sì.
Aiuto, ok. Fortunatamente è un lavoro che non richiede appunto la forza bruta o roba del genere. Infatti appunto richiedono i nostri servizi proprio per questo, per la nostra abilità nel non farci vedere e nel non uccidere praticamente nessuno. Ah, quanto tempo, eh? In realtà neanche così tanto. Mi sono cagato sotto. Allora. Siamo quasi arrivati. Volevo buttarmi, ma no, troppo profondo. Doc e terrorista recupera il chip dati. Devo prima arrivare laggiù. Lì c'è una guardia. Ci sono molte guardie in realtà. E io non penso che sopravviverò se cadrò qua sotto. Come faccio ad arrivare dall'altra parte? Faccio un salvataggio, eh? Per caso ha visto un maschio bianco notevolmente potenziato, probabilmente con un cappotto lungo e occhiali scuri. No, perché questa domanda? Si tratta di un uomo estremamente pericoloso. Indietro, per favore, questi non sono affari tuoi. Della Bell Tower, oh, merda. Sì, ci stanno cercando. Stanno cercando. Ok, siamo arrivati. Allora, quindi dobbiamo neutralizzare i terroristi. E immagino che dovremo anche non farci vedere. Ma non sarebbe meglio recuperare semplicemente il chip e basta? Però no, perché sennò se potrebbero rimettersi a fare altre cose i terroristi se non li fermiamo. Finché non superiamo la zona non ci dice niente, mi sa. Questo posto non fa per te. Nella zona sbagliata. Sparisci, della città, la Hawaii. Vattene. Io non riesco veramente a capire perché quest'arma faccia così cacare. Proprio non è impossibile mirare con quest'arma. Non si può. Una precisione veramente di merda. A posto. Chip dati. Tu niente. Tu neanche. Manco voi. Abbiamo fatto. Bene, ora dobbiamo ritornare nel quartiere di prima. Eccoci qui. Devi recuperare quel chip, Jensen. Ho preso il chip. I venditori sono sistemati. Ottimo lavoro. Sembra che il signor Darrow abbia fatto bene a fidarsi di te. Invieremo qualcuno a occuparsi dei terroristi. Posso vedere il chip? Che ne dici di dirmi cosa c'è sul chip? Vuoi ricattarmi, Jensen? Non perdere tempo. Io non ti dirò nulla. E poi ci sono cose che è meglio lasciare così come stanno. Ti conviene darmi il chip senza fare storie. Allora, abbiamo visto che è una beta. Ascoltami, tu sei una donna molto potente, in una posizione tale da avere accesso a informazioni classificate. Capisco che si tratta di qualcosa che non è adatto alle persone comuni, ma io sono come te.
Lavoro per un uomo potente e ogni giorno ho a che fare con dati segreti. Per non dire che sono stato io a salvarvi il culo recuperando questo chip. Le tue argomentazioni mi sembrano piuttosto valide. Però ricorda, queste informazioni sono estremamente riservate. Sono relative a Pancea e in particolare al progetto Iron. Progetto Iron? Mai sentito. La cosa non mi sorprende. È un segreto molto ben protetto. Un progetto davvero ambizioso. Un'installazione che raggiunge il fondale oceanico. La pressione esercitata su di essa varia continuamente e il più piccolo cedimento strutturale comprometterebbe l'intera struttura. Ecco perché avevamo bisogno di qualcosa di potente ed efficace per monitorarla giorno e notte. Stai dicendo che il progetto Iron riguarda una specie di computer super avanzato? Sì, la cosa si può mettere in questo modo. Grazie per avermi messo al corrente. Non ti preoccupare, nessuno saprà quello che mi hai detto. Ecco il chip. Ah, perfetto. Non hai idea di quanto questo sia importante, Jensen. Il tuo aiuto è stato davvero prezioso. Grazie. Anche se questo è stato un favore, il signor Darrow ritiene che tu debba essere ricompensato. Ecco un pagamento in crediti. Sono certa che il signor Darrow vorrà congratularsi di persona. Ti contatterà presto, credo. Bene, doppio achievement. Uno per aver completato la quest secondaria e uno per aver raccolto informazioni appunto riservate da lei. Con l'eloquenza. Sembra che David sappia scegliere bene i suoi collaboratori, signor Jensen. Oggi mi ha reso un grande servizio. Sono felice di essere stato di aiuto. Non potevamo certo lasciare che delle informazioni sul progetto Iron cadessero in mani sbagliate. No, non potevamo permetterlo. Quindi Meng Yao le ha parlato del progetto, presumo. Un po'. Temo che le parole non gli rendano giustizia. Per comprendere appieno ciò che è stato realizzato a Pancea, dovrebbe vederlo di persona. E chissà, forse un giorno avrà occasione di farlo. Chissà, magari. Sarei molto curioso. Ora, il problema è che io dove cazzo devo andare? Perché qui ci sono tipo 877 guardie. Mi è impossibile passare di qui. Cioè, mi è impossibile andare a live, ma forse posso andare di qua. Ok, e andando di qua, io posso passare di qua. Passiamo dai tetti. Perché è verde quello lì? Non lo so. Sono appena salito sopra un civile. Allora. Capiamo. Ah! Sembra impossibile passare. Sembra veramente impossibile. Cioè, ci sono tutte quelle guardie. Eppure forse un modo c'è. Ah, un condotto. Bene. Che culo. Allora, tanto salviamo. Nascondiglio spazzini. Mamma mia. Qui la vedo. La vedo brutta. Che coglioni. Sto dando da caduta. Deve esserci un modo per passare, immagino. Magari non da lì, da qualche altra parte. Non mi sembra però ci sia un'altra parte dove possiamo passare. Non capisco perché non esistano scale.
Dai, deve esserci un modo. Mamma mia, ok. Ok. Oh, delle scale finalmente. Controlliamo anche se ci sono condotti, magari c'è qualcosa di interessante, ma non mi sembra. Quindi almeno qui c'è l'ascensore. E ora? Ah, giusto, le porte. Sono un coglione. Ok. Facciamo piano perché c'è gente qui, a quanto pare. Però non mi sembrano ostili. Non so se sono ostili in realtà. Vabbè, che ho salvato prima, quindi possiamo vogliamo provare a esporci? No, non ci proverei io. Un po' cieco quello. Perché la X si è spostata, scusa? Ok, quindi devo andare semplicemente avanti. Ora prima di entrare in contatto. Ma non pensavo fosse una guardia, invece era la radio. Dove cazzo sto andando? Mi sa che sto andando da parte sbagliata. Sì, sono andato nella zona sbagliata. Quindi io potevo accedere qui anche dalle fogne. Questo mi sta dicendo il gioco. Non posso neanche salvare perché mi sta facendo l'autosalvataggio. Ricarico il salvataggio di prima perché stavamo alle porte dell'ascensore. A questo punto procedo dall'altra parte. Che sono andato indietro. Ok, devo... No, aspetta però. Sono andato indietro. Io sono andato nella parte giusta. Però non dovevo andare là, ma dovevo andare di qua. Però ho un problema. Sì, devo semplicemente andare là. Non devo andare qua, devo andare di qua. Però esploriamo comunque. Quindi loro sono gli spazzini. Ok. Queste sono celle. Accesso consentito. Prendo troppi rischi, eh. Potenziamento danno, buono, questo gli serve per la pistola. Solo per fare l'achievement, niente di che. Ok. Chiesa della singolarità del Dio Macchina, il nostro manifesto. Vi siete mai posti domande sul futuro della nostra specie? Noi viviamo un'epoca senza precedenti, un periodo nel quale l'uomo può superare la tirannia della carne, abbracciando un nuovo domani. Condividiamo il sogno di un destino luminoso per la nostra specie, un futuro nel quale la forma fisica umana saprà evolversi oltre l'imperfezione di carne e sangue. La prossima evoluzione è vicina, uomo e macchina stanno per unirsi, una sintesi più magnifica di quella che ha portato alla nascita dell'organismo umano. Questa sarà la singolarità, Dio nella macchina.
Molte culture predicono la fine dell'umanità nel prossimo futuro, un Armageddon che devasterà il mondo. Noi non siamo d'accordo. Noi conosciamo il futuro dell'uomo. Unitevi a noi, scoprite la via che si snoda davanti alla nostra specie. Superate il limite della carne e del sangue. Entrate a far parte della singolarità. La singolarità. Io sono un coglione, però, eh. Ma che coglioni, oh. Che palle. Penso non mi vedessero. Non capisco se questo qui sta dormendo o meno. Signore, la nuova password del computer è Tong. Il login è Mirschts. Immaginavo. Salvo di nuovo. Ci si può interagire? No. Basta così, guaio. Tong. Che delusione, Jensen. Pensavo fossimo amici. E poi il mio hacker viene ammazzato. Interrompi i miei affari, Guaylo. E non hai neppure l'educazione di bussare quando entri in una stanza. Molti pezzi grossi della Bell Tower ti cercano. Perché non dovrei consegnarti? Beh, per Vasily Shevchenko. Non so di cosa parli. Quello è il suo braccio. Il GPS al suo interno mi ha portato a te. Mercato dell'usato. Che fregatura. Wrong woman, don't do that, you hear? Mi spiace dirti che il proprietario non era in condizioni di lamentarsi. La Bell Tower ci ha dato il suo cadavere settimane fa. La Bell Tower? Non la Tai Yong? Vedi, non è la Tai Yong che prende le persone in strada e mi passa gli innesti per farmi stare zitto. C'erano altri 4 scienziati con Shevchenko. Non ho addosso dei loro pezzi. Magari sono ancora vivi e magari ti darò una mano con questa storia. Continua. Ho un'idea abbastanza precisa di dove la Bell Tower porta... Chi rapisce? Ma i bastardi hanno mio figlio. Se faccio qualcosa lo ammazzano. Capisci la situazione? Dov'è che lo tengono? Uno dei miei spazzini ti darà i dettagli. Vai da lui nelle fogne vicino alle unità di Alice Garden. Liberato il ragazzo, finiremo il nostro discorso. Non vedo l'ora. Ok. Quindi... Se facciamo che a quanto pare è morto. Lui ha solo il suo braccio. Bello questo. Lo prendo. E dobbiamo andare a liberare il suo figlio. Così almeno potremo collaborare in qualche modo. Creare le ali. Un domani migliore. I David Sarif. Il nostro capo. Proviamo a pensare a un futuro nel quale la tecnologia non ha alcun limite. In questo mondo gli esseri umani sono in grado di superare i vincoli imposti dalla natura, non solo grazie all'uso di apparati tecnologici esterni, ma anche grazie all'unione fra organismo umano e dispositivi cibernetici. Noi siamo letteralmente in grado di costruire una persona migliore. La vita può diventare un viaggio nel quale non siamo più semplici passeggeri, in balia del DNA e di una biologia imperfetta. La vita può essere quella che desideriamo. I nostri corpi, le nostre menti, i colori e la tavola con la quale dipingere il nostro futuro. Possiamo creare delle ali con cui abbandonare la nostra prigione. L'unico limite alla portata del nostro volo è dettato dalla nostra volontà e dal nostro intelletto. Ok.
quindi adesso non avremo più problemi a stare tra di loro. Quindi direi di esplorare un po' e poi ci salutiamo, ragazzi, perché sì, è fatta una certa. Lui dorme. Queste tecnologie dovrebbero combattere, stanno peggiorando. Dove sta la tutto questo? L'AIDS non è l'unica malattia che vive un revival. Anche la tubercolosi è Lui dorme, quindi magari hackerare questo non gli dà fastidio. Cioè, se io hackero questo non gli dà fastidio. India hanno segnalato un aumento del 32% di morti per tubercolosi rispetto all'anno scorso. Questi numeri sono assurdi. Vedete, l'unica cosa che la gente non riesce a spiegarsi è per quale motivo gli antibiotici non funzionino più come una volta. Il virus è più forte e gli antibiotici meno efficaci. Qualcosa non quadra. Non era necessario, mi sa. Stop, però. Accesso con... Vabbè. Dai, fammi. Potenziamento, che potenziamento ci ha dato? Che pensiamo munizioni. Peccato. Ce l'abbiamo al massimo, quindi non serve. Padre, non credo che questa sarà una buona idea, usare quell'ultimo carico di potenziamenti. Il profitto è buono, ma siamo scesi a patti con il demonio. So che non ti piace quando parlo così, ma sappi che penso sempre più spesso a trasferirmi a Hong Kong. Sono a conoscenza del fatto che non approvi, ma mostra il dovuto rispetto. Io mi occupo di queste cose da molto tempo, conosco i rischi. Venendo a Hong Kong possiamo considerare la cosa, forse ci serve una persona sul posto, ne parleremo più tardi. La notte scorsa mi hanno portato un nuovo soggetto. I potenziamenti corporei erano praticamente inutili, ma abbiamo recuperato un dispositivo mimetico in ottime condizioni. Non credo sia adatto all'innesto sottocutaneo, ma sarà perfetto come dispositivo portatile. Ti interessa? Questo è il braccio di coso. Di Shevchenko. Qui c'è una chitarra. Vediamo un po' se qui c'è qualcos'altro di interessante. Dash. Non so, non capisco neanche perché non si possono spengere le radio, che pure quelle sono abbastanza fastidiose mentre uno legge. Sotto i letti, non ho controllato. Letti. Brandine praticamente. No, non c'è niente. Quale altra zona volevo controllare? Quella di prima. Questo. Un bel macello qui, eh? Veramente un bel macello. Comprendere la visione, parte 2. Stralci da una lezione di Hugh Darrow dall'Università di Harvard, agosto 2008. Gli impianti retinici odierni sono progettati per restituire una visione funzionale parziale alle persone che hanno perso la vista a causa delle condizioni degenerative dell'occhio. I dispositivi consistono in una serie di elettrodi collegati alla retina, una telecamera digitale indossata dall'utilizzatore, solitamente integrata in un paio di occhiali, e un'unità ricevente trasmittente che converte le immagini in impulsi elettrici. Questi ultimi vengono quindi trasmessi agli elettrodi tramite una frequenza radio. Al momento esistono due tipi di impianti retinici, quelli epiretinici e quelli subretinici. L'unica differenza fra i due è il punto nel quale gli elettrodi stimolano le cellule che dovrebbero essere collegate ai fotoricettori. Il segnale trasmesso viaggia fino al nervo ottico e da lì al cervello, rendendo così possibile la percezione visiva. Ma si tratta comunque di una vista di livello basilare. Il paziente può essere in grado di vedere immagini simili a un cartellone con forte illuminazione, oppure accorgersi dell'arrivo di qualcuno dalle variazioni luminose, ma solo a brevissima distanza. In altre parole, gli impianti retinici odierni forniscono una visione estremamente limitata per una persona che sta diventando cieca, è già un risultato molto importante. Noi dell'industria Darrow però intendiamo andare oltre. Infatti ci riusciranno, anche perché è del 2008 quel documento, quindi... Prima non so perché, ma ho intravisto lì, per errore, un condotto d'aria, perché non c'è poi, a quanto pare. Non so perché abbia intravisto una roba del genere.
Continuiamo a esplorare. Qui stiamo ritornando dove stavamo prima. Adesso possiamo andare indietro senza che la gente ci rompa i coglioni. Qui no, che si va nelle fogne. Credo. No, non ci portano le fogne. Questa qui ci porta le fogne. Continuiamo a esplorare. Dato che ora non sono ostili, ragazzi, ne approfittiamo. Però non mi sembra ci sia niente di interessante. Prendo tutto che poi tanto si vende, come al solito. Qui c'è un'altra cassaforte. Ok. Accesso consentito. Bene. Sistema di raffreddamento. Non ci serve la pistola, vero? No. Non abbiamo neanche nessun'arma che possa utilizzarlo, questo potenziamento. Non c'è niente, qui ci sono i computer. Accesso consentito. A posto. Tongo, una cosa che forse ti interessa. A parte i soliti potenziamenti asiatici, i ragazzi della BT ci hanno portato una meraviglia. Un braccio Sarif. Ah, ecco, qui si stanno riferendo al braccio di Shevchenko. Con telaio da combattimento. Questo bastardo usa delle microcariche per potenziare le schegge. Sono anche riuscito a eliminare il problema dell'inculo. Devi vedere questa roba. Ok, verrò a dare un'occhiata, ma mi auguro che quel braccio sia pronto. Non mi piace perdere tempo. La Bell Tower. Ehi, bello, ho per le mani una comba... una gamba potenziata Steiner Apple Obturator 3 quarti. Condizioni perfette, tranne una varia alla linea di equilibrio. Pensi di riuscire a ripararla? Wow, dove hai trovato quella roba? Vi siete messi a contrabbandare atleti olimpionici? La posso riparare, ma mi servirà un microsaldatore al plasma. Al negozio dove lavora Giongi ne hanno uno. Potessi cercare di prenderlo in prestito? E scam. Però questi mi riprendo. Questo è già sbloccato. Medicinali generali dell'industria a prezzi da urlo. Mock Farm Online offre medicinali generici di migliore qualità e prezzi migliori in assoluto. Da noi troverai tutto necessario per curare in modo efficace raffreddore e influenza, dolori muscolari, eruzioni cutanee, gotta, disfunzioni linfatiche, irritazioni gastriche, ulcere, alterazioni metaboliche, ansia e depressione e molto altro ancora. Acquista online oppure chiamaci al numero 1-808-555-2455. Qua abbiamo esaminato l'agente Bell Tower trovato la settimana scorsa dietro la Shigu Plaza. Aveva addosso della roba niente male. Un sacco di cose non le avevo mai viste prima. Si tratta di pezzi senza nome del produttore e numero di serie. Ha un impianto oculare che non riusciamo neppure ad attivare. Che ne dici? Mi dai una mano? Wow, poter vedere roba come questa è fantastico, ma non credo di essere in grado di aiutarti. Temo che dovremmo vendere tutto a Zeng. Qui siamo oltre le mie capacità. D'altronde ormai è quasi impossibile mantenersi aggiornati. Waymin, ho un potenziamento pettorale con uno strano numero di serie e non riesco a capire a quanto venderlo. Mi aiuteresti? È un modello Agaki, numero di serie 475-75764. Grazie. Quelle componenti sono state prodotte prima dell'introduzione degli standard, ma non sono male. Valgono almeno 4.000 crediti. Allora, posso guadagnarci qualcosa anche io? Subito ovviamente a approfittare per il proprio tornaconto. Naturalmente stiamo parlando di spazzini, non è che stiamo parlando di
venditori normali. Qui cosa c'è? Un altro bagno. Ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto, perché si sta facendo tardi. Violiamo questa e vediamo un po' cosa succede. Cioè, dove ci manda. Accesso cons... A posto. Qui dove si va? C'è qualcosa? Non c'è un cazzo. Detto proprio senza... senza problemi. Non c'è proprio niente. Qui manco. Qui forse c'è qualcosa. A posto. Accesso cons... Occhio che magari c'è gente della Bell Tower in giro. No, però siamo all'entrata. Quindi è fuori che c'è la gente della Bell Tower. Ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Deus Ex Human Revolution. Sto continuando a esplorare per voi, ragazzi. Credo che siano finite le cose utili che potevamo prendere qui. Torniamo qui all'ascensore, va? Noi ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Ciao a tutti!